Va bene ragazzi, bentrovati al bar del calcio. Io sono Manuel e questo video andrà in onda a mezzogiorno, quindi auguro a tutti voi un buon pranzo. In realtà lo registro a mente calda non appena è finita la partita. Vi ricordo subito che in descrizione troverete tutte le informazioni riguardanti il nostro canale. È un video un pochino lungo, già ve lo dico che è diviso in due fasi, perché oggi è una giornata molto intensa in termini di video. La prima parte le pagelle e poi subito dopo l'analisi del match. Vado praticamente a fondere due video. Questo perché? Perché già da ieri, le persone più attente se ne sono accorte, ci sono due video programmati. Per oggi, quello delle 15 e quello delle 18, e neanche a farlo apposta, il che mi fa pensare che stiamo sul pezzo, vado ad affrontare due argomenti che sono stati chiamati in ballo questa sera dal nostro Silvano nel corso della diretta. Quindi vi prego a prestare massima attenzione. Nei prossimi due video, ok ragazzi? Allora, cominciamo da questo, dalle pagelle, quindi prima parte di questo video che durerà una ventina di minuti. Allora, Provedel ne ha fatto una mazza. 0, 6, gli do un 6 a Provedel, giusto perché raga, non ha fatto niente. Questo è proprio la Lazio al Genoa non ha permesso niente. O meglio, no, non mettiamola così perché sennò pare un elogio alla Lazio. Il Genoa non ha fatto niente. Poi cominciamo dai terzini. Yusai 5 e mezzo. Gara né carne né pesce. Non mi è piaciuto. Confusionario. Non mi è piaciuto proprio. Yusai, ve l'ho detto. Gila 5. 10 passi indietro rispetto a. Alle precedenti prestazioni dove aveva fatto il suo. Alla lunga, Marco oggi ha detto una cosa che mi fa riflettere, mi trova d'accordo. Alla lunga, ragazzi, la qualità scarsa del giocatore esce fuori. Questo è un giocatore che può fare bene una partita, ne può fare bene due, dalla terza i limiti vengono fuori. È vero che va detta una cosa, per le persone attente e osservatrici, lui dal quarto d'ora del secondo tempo è andato in riserva. Se non fosse uscito Patrick, forse sarebbe uscito lui, perché era spesso piegato sulle gambe, si vedeva che non ce la faceva più. Per un giocatore che non aveva mai giocato, questa era la quarta consecutiva, insomma, aveva il suo peso e ci poteva stare. Patrick 5 e mezzo. Nel secondo tempo combina un paio di svarioni pericolosi che rischiano di mettere, di rilanciare il potenziale attacco del Genoa. E non lo so, un Patrick meno sicuro, molto sporco nelle giocate. Non vorrei che nel secondo tempo abbia giocato col freno a mano tirato proprio perché non si sentiva benissimo. Andiamo dall'altra parte del terzino, dove c'ho un vuoto mentale clamoroso. Ah, Luca Pellegrini. Allora, Luca Pellegrini, attenti a quello che vi sto per dire. Gli do un 6 in pagella perché l'azione del gol, il gol lo fa tutto lui. Ruba palla, strappa e passa una palla meravigliosa. Però poi io ho la sensazione che gioca con svogliatezza. Io ho la sensazione che giochi con svogliatezza, Pellegrini. Non l'ho visto con l'entusiasmo, non lo so, ragazzi. Pellegrini è lo specchio della situazione della Lazio. E torno a dirvi di vedervi i miei prossimi due video. Attivate le notifiche. C'è qualcosa che va. Però gli do il 6 perché è determinante quello che fa in occasione del gol. Rovella 6. Giochicchia, verticalizza poco, rallenta molto il gioco della Lazio. È un 6 un po' tirato, ragazzi. La tentazione è da un 5,5. Però alla lunga 6 perché comunque combatte, ci mette grinta, tenacia, cerca di fare qualcosa di buono. Non me la sento di dare l'insufficienza a Rovella. Camada 2. Dopo questa partita, Pellegrini
per l'ennesima volta, l'ennesima occasione che gli si è venuta a creare, toglietemi dalla mia vista questo giocatore penoso, questo giocatore inguardabile, questo giocatore improponibile che si è venuto a fare la vacanza a Roma solo in attesa della Coppa d'Asia. Allora, caro Kamada, vattene in Asia, vattene a giocare col Giappone, ma fammi un favore, non tornare più, non tornare più alla Lazio. Davvero, Kamada, rescindi subito. Basta, questa è una storia che non può continuare. Giocatore che in campo passeggia, è un giocatore che mi fa incavolare nell'atteggiamento. La palla gli passa e gli si sviluppa l'azione, anche e soprattutto quella avversaria, a 5 metri da lui. Non corre, è passivo. Una cosa vergognosa. E poi passi dalla M, puntini, 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 alla cioccolata. Guendouzi, 7,5. Migliore in campo della Lazio, non per il gol. Ragazzi, questo c'ha 10 polmoni. Corre per tutta la squadra. Tampona tutte le situazioni d'emergenza, dà sempre supporto in attacco, prova a rendersi pericoloso in attacco, carica i compagni, è il primo a chiamare il pressing d'attacco. Vi serve altro? Non sarà Milinkovic, ma viva, meno male che ci abbiamo Guendouzi, ragazzi, perché nemmeno voglio pensare a sta Lazio senza Baghetta in campo, nemmeno ci voglio pensare. Pedro, sei, è una sufficienza che va a guadagnarsi soprattutto negli ultimi 20 minuti della partita, quando la Lazio va in sofferenza, arranca, ma lui corre, sprinta, tiene palla, dà una mano, prende i falli, ci mette la legna nel momento di sofferenza, e da un fuoriclasse come lui è un segno importante che merita riconoscimento. Quindi Pedro 6, Castellanos 4, prende palla e rallenta il gioco e ha sempre delle letture di gioco sbagliate. Quando lui viene a prendere palla arretrando, ha sempre delle letture di gioco sbagliate. In almeno due circostanze non si rende conto che alle sue spalle c'è sta un compagno solo davanti la porta. Malissimo. Isaksen, ragazzino, non ha giocato, anzi gli do 5,5. Sapete perché? Esce intorno al 20° ma non entra proprio in partita, insulso, assente, proprio. Comunque l'insufficienza se la merita. Andiamo ai subentranti e vado subito alla sorpresa di questa partita. 6,5 per Marusic. Ragazzi, gioca al centro della difesa con grande disinvoltura, tanta sicurezza, fisicità, prova a costruire gioco basandoci su cose facili. A me mi è piaciuto in quel ruolo. Ha fatto una cosa buona, che mi è piaciuto Marusic. Cataldi senza voto. Ciro Immobile 6. Durante la partita ho letto dei commenti che lo criticavano. Ragazzi, Ciro Immobile è entrato benissimo in partita. Ha sgomitato, ha preso palla, ha regalato un assist clamoroso a Basic. Raga, Immobile, l'ho sempre detto, è questo l'Immobile che dobbiamo vedere. Entra a mezz'ora dalla fine e lui là fa la differenza. E oggi rischiava di farla ancora. Si è reso molto, molto utile. Basic 5. Io mi rendo conto che era la sua prima partita stagionale, mi rendo conto che non c'è il clima partita, mi rendo conto di tutto, ma quando Ciro ti dà quella palla e stai da solo davanti la porta, puoi anche non avere il ritmo partita, puoi fare quello che cazzarola ti pare, tu quella porta la devi buttare giù. Sei stato... Basta, mi fermo qua, Basic. Questo è il motivo per quale tu non giochi, per quale Sarri te vede. Tu non te mangi mai il campo,
tu non sei cattivo, non sei feroce, non hai cattiveria. E col 5 sono stato pure troppo bravo. Buono. E poi mi sembra che non mi sto scordando nessuno. Basi ce l'ho detto, Cataldi l'ho detto, raga, questi erano i voti. Andiamo alla seconda parte di questo video, all'analisi della partita. Ragazzi, sta partita doveva darmi segnali di ripresa. A me mi ha dato netti segnali brutti. Sta squadra mi continua a trasmettere delle sensazioni pessime. Gioca un quarto d'ora, c'ha voglia di giocare, corre, tripla, pressa, segna. Poi improvvisamente è come se la gran parte dei giocatori che stanno in campo, non tutti, decidessero di comune accordo di fermarsi e giochicchiare, limitarsi ai passaggetti, facendo quel tiki-taka odioso. T'affacci la metà campo loro e ritorni da Provedel. Giocate di una superficialità disarmante, una squadra che si appiattisce. Raga, io comincio a pensare male, vi dico la verità. Io mentre parlo c'è il post partita, non so cosa stia accadendo, non lo so. Ma io, è proprio netta la sensazione, è come se la squadra volesse dire: quando decidiamo di giocare, segniamo la partita, vinciamo, altrimenti ci fermiamo. È come se i giocatori, non tutti, gran parte, decidessero di lanciare un messaggio. Raga, scusate la mia ripetitività, io vi invito a vedere i miei prossimi due video e vedeteli, non commentate i titoli, vedeteli e ditemi nei commenti cosa ne pensate, perché a me sta squadra non mi trasmette nulla di buono, ragazzi, non mi trasmette nulla. Passiamo sto turno, che è l'unica cosa buona di questa serata fredda, umida. Ci portiamo a casa la qualificazione ai quarti di finale, molto probabilmente andremo a giocarci il derby con la Roma, quindi si comincerà a parlare per 7-8 mesi del derby, dei 6 mesi, evidenziando ancora di più il nostro provincialismo, non focalizzandoci magari sui problemi più importanti. Bah, stiamo cadendo in un collo d'imbuto il cui fondo non è niente di buono. Mo andiamo a giocare a Verona sabato, vediamo quello che combiniamo. Non so proprio cos'altro aggiungere, ragazzi. Ripeto, di buono ci sta il passaggio del turno, ma per il resto è una Lazio che mi preoccupa tantissimo, che mi regala sensazioni bruttissime. E la cosa che ci deve preoccupare è che la Lazio che vi stiamo raccontando di Salerno, di Lazio-Cagliari, è la Lazio che vediamo da 2 mesi, ragazzi. Questo ci deve preoccupare in maniera disarmante. È la Lazio che vediamo da 2 mesi. Una Lazio che si limita a giochicchiare, e chiudo con un'affermazione pesantissima della quale mi prendo le responsabilità. Una Lazio che mi dà tutta l'impressione di giocare contro se stessa. Vi saluto, vi mando un abbraccio e nonostante tutto, forza Lazio a tutti.